Baby. Quetem 94. Questo è del 94. Ergo ten trendan quas stu strun. Immagina acquittare in faccia le partite di Weekend League senza giftarle a trendan. Coglio! Ma poi ti vude che non tu conosce manga mamma ta. Che cavolo bu. Perdonatemi, bambini all'ascolto, bambini notturni. Ogni tanto bisogna sfogarsi con questi topi di fogna. Andiamo da Gianchi, proprio lui. Io vi chiedo, se vi si presenta Gianchi fuori casa, citofona, voi venite in docitofono oppure andate ad aprire e lo vedete. Che cosa pensate? Però si presenta vestito proprio così. Chiamo i carabinieri. Comunque, questo Fernandes, grandissima agilità da quel che vedo. Aiu ma stupitini a rocazzo sabbingo a next gen. Chi se ne è nate che non dimostra quella velocità? Troppo leggeri sti giocatori, aiu. Non se va da nessuna parte su next gen con questi. Boom! Bravo Vitignolo! Vitigna sembra finalizzare bene. Beh. La qualità di questo Bruno su PS4 direi che c'è. Pare una specie di Musiala. Un po' meno slanciato, ma tanta roba. Che palla che ha dato. Chi era Kill Bruno? Questi viaggiano comunque su PS4. Guarda sto Vitigna. Quando c'ha. No, Viti! Viti, a rocazzetera! Marone che palletta era tryharder. Spustala! Stukipa spustala! Dove cazzo è passata sta palla? Non si sa. Wald non è male, ma non è manco top, cioè, come dovrebbe essere. Guarda qua. Per carità, veloce, ma ve ne accorgete che fa una gran fatica proprio a lasciare metri tra lui e gli avversari quando parte. Poi la finalizzazione molto bene, perché tutte le volte che ha tirato ha sempre segnato. Boro 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 boro. Grande sprint boost. Che sprint. Oh, è molto simile a Musiala questo Bruno Fernandes. Che giocatore questo da PS4. Fernandes. Che sprint boost su Bruno Fernandes. Mamma mia. Corri, corri, corri! Bravo, Vitignolo! Dai, sprint boost, sì. Gran composure qui di Vitignolo. Finalizzazione, non gli si può dire niente. Quindi recap di questi giocatori che abbiamo provato grazie a Gianchi, Scuola Footy Universa. Partiamo da Bruno Fernandes, giocatori provati su Next e su Old Gen. Questo Bruno Fernandes mi ha ricordato tantissimo
tanto Musiala come body type, anche se un po' più basso, ma poco slanciato, estremamente agile, palla al piede, leggero, reattivo. Passaggi clamorosi, anche la finalizzazione molto buona. Su Next Gen purtroppo, sì, L1 corsa, prende una buona velocità, ma vuoi per la scarsa forza, vuoi per il fatto che non è lengthy e per non le gambette, ma comunque non essendo un gigante si fa fatica ad andar via agli avversari con questo tipo di carta, ma non è di sicuro uno da utilizzare in quel modo. Questo si utilizza appunto alla Musiala, alla Neymar. Ho utilizzato COC, COS, COD e bisogna usarlo per impostare e per creare occasioni, quindi di passata palla, poi si gira 100 volte su se stesso e si cerca l'imbucata per gli attaccanti, la conclusione da fuori. Va usato un po' come fanno i pro player, no? Se volete comprarlo su Next Gen, che dite, Maron, 97 di accelerazione, 95 di velocità scatto, sappiate che questo non corre, non va via praticamente a nessuno su Next Gen. Però il resto, gran cartone. Su Old Gen, proprio perché somiglia molto a Musiala, vi dico che è uno dei più forti al momento, COC, CS, cioè, volendo pure attaccante. Body type, ripeto, non di un gigante, ma comunque sotto il 1,80 m gli permette di avere dei movimenti ampi. Si gira 100 volte su se stesso, filtranti clamorosi, finalizzazione top, sprint boost molto simile a Musiala, non regge fisicamente come Musiala, ma comunque, e non difende come Musiala, ma qualcosina a livello difensivo ce l'ha. Può fare il CC? Sì, ma sappiate che chi se non difende, quindi sono quei CC che li selezioni tu e cerchi di difendicchiare, poi si apprezza il fatto che possono impostare molto bene e tutto quanto. Può fare la TT, ma solo in un attacco a due. E poi tutti i ruoli di COC, COS, COD. Come si è inteso, un falchetto per boostare al massimo la velocità, il tiro, la potenza tiro e dare un po' di fisicità. Come voto gli diamo un 8 su Next Gen, ma ricordate, se lo usate senza premere la corsa, senza fare ignorantate, e un 9 più su Old Gen. Si avvicina molto a Musiala, ma non è così forte come, perché Musiala, lo sapete, per me insieme a Vinicius è più forte con PS4. Questo sta mezzo gradino sotto, vale 2,6 milioni, ma manco po' cazzo, soprattutto su Next Gen, ma mai nella vita, costa troppo. E adesso parliamo di questo Vitinha, giocatore che su Next Gen si descrive da solo, voglio dire. Partiamo dal dire che lui ha un body type che mi ha ricordato molto poi i vari body type alla Raspadori, quei giocatori lì, no? Gambette e pure un po' tarchiato. Quindi body type è bassino, bravo, a tipo Ben Yedder. Non è leggero come a Messico, quando fai L1 corsa vola o come altri. Lui c'ha questo body type particolare che in parte è un pregio, ma per me è più un difetto. A breve vediamo perché. Dicevo, Next Gen non è che chissà che voi potete aspettare da un giocatore del gen. Sapete che possono avere pure tutti 99 di velocità, ma non vanno via praticamente a nessuno per la somma di gambette, non lengthy e compagnia bella. Ma le altre cose, lui non è che è uno di quelli che c'ha tutti 99 di dribbling, controllo palla, cosa che ti aspetti da una carta di questo tipo. C'ha una novantina di dribbling, 92 di controllo palla, che di sti tempi, per carità, non è poco, ma non è manco tantissimo. La finalizzazione è assolutamente top. Tutti i tiri che ha fatto l'ha buttati tutti dentro. I passaggi molto bene. Quello che a me non mi è piaciuto di questo giocatore è, vuoi per quel body type, vuoi per le gambette e vuoi per uno sprint boost rapido ma non bruciante come un Messi e come altri, su Next Gen vabbè, è normale che non va via, ma su Old, dove questo doveva essere assolutamente dominante, non mi ha fatto una gran differenza. Infatti ho sofferto tantissimo, l'ho usato come attaccante, l'ho usato come CC, anche esterno, poi dopo ne parliamo, ma per me lo può fare, ma non è che chissà quanto rende. Vi ritrovate
sto giocatore con sto body type alla Ben Yedder, che quando vi sprint boostate di Cristo si vede proprio quella spinta in avanti, ma non riesce per me a mettere il corpo e il pallone oltre l'avversario in tempi brevi, perché tiene che lì cuscitelli. E questo è penalizzante, perché fino a che beccate senza mani contro, che basta che premete L1 e quelli slittano col difensore, voi vi ci buttate dentro. Arrivederci. Però ormai di sti tempi, con la CPU, la gente bene o male sa giocare, ho fatto una fatica enorme sia su Next, ma soprattutto su Old Gen, ripeto, con questo. Perché è difficile andar via a quelli che sanno difendere un minimo. Perché non è veloce come dice la carta, e soprattutto ha un body type ambiguo che leggermente lo appesantisce. Che ste. Per tali motivi, come stile intesa, gli abbiamo applicato un falchetto. Come voto io gli do un 6,5 su PS5, perché proprio no, ma mai nella vita. Capisco che linka, che fa, ma no. Su PS4, con tutto il bene, doveva essere un giocatore definitivo su PS4, ma per 200.000 crediti non mi è piaciuto. Per me è un 7 più su PS4, giocatore in meta sulla carta, ma in game alquanto triggerante. Ah, tra le altre cose, l'ho beccato pure contro un paio di volte, gente brava, non mi hanno riuscito a fare niente con chi, che basta un attimo temporeggiare, non ti va via. Poi ripeto, ha i suoi pregi, gran finalizzazione, grandi passaggi. Quindi, se il vostro obiettivo magari è quello di fargli fare il COC, il COS, il COD senza correre, allora lì vi worka bene. Ma qual è il senso di sbloccarsi noi giocatore chiste che ci fa COC? Per me non ha senso. Comunque, che sta? Recap di questo bamba che abbiamo provato grazie ad ADP. Vabbè, un giocatore gratis si fa là facendo tot aggiornamenti. Comunque, gratis, non è un SBC che si fa. Come si comporta in game? Da un punto di vista difensivo, si è comportato in egual modo su entrambe le console. Da un punto di vista puramente difensivo, devo dire veramente tanta roba per essere un terzino, perché ha alto 4-4, ma 91, 90 di intercettazione. Cioè, sono stazze che si sente, si attacca un bel po' all'uomo. Il problema è che ha le gambette sto giocatore, quindi su PS5 un terzino del genere mai nella vita. Su PS4 ci sta, i passaggi sono pure buoni. No, è un ottimo terzino su PS4, e su PS5 che gli vanno via tutti i lengthy, lo spostano perché è piccolino, anche se la forza ce l'ha. Comunque non so in termini di tempo quanto richieda sbloccarlo, però vi dico, non vale la pena. Onesto, non vale. Se riuscite poi a sbloccarlo, sappiate che su PS4 vi trovate un bel terzino. Come se intesa una ancoretta, come voto gli do un 6,5 su Next Gen e un onesto 8 su PS4, perché è un gran bel giocatorino da PS4. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo player di cui volete vedere la review. Stato buono. La gente cerca di emulare, di tryhardare, ma così come si sta espandendo in maniera esponenziale il competitive, anche le mamme puttane sono in fase di crescita esponenziale, perché non è possibile che tu acchiappa un echist che prima ti dà la vita, poi pareggi, capisce che sta per prendere un abnorme cabbo e te la quitta in faccia.